cosa posso dire? Mi ringrazio per l'Anterna per avermi incluso il centro di professione di servizi da astronaute. E alle volte quello dell'intrattenimento è un panorama differente, no? Ma alle volte abbiamo un certo tipo di... possiamo arrivare ai ragazzi in una maniera molto più semplice, molto più veloce. Ho avuto la fortuna di incontrare il rap negli anni 80, alla fine degli anni 80, grazie a un viaggio. Una volta non c'era internet, non arrivavano, non sembrava di essere là, qua, senza cellulare. Ho avuto la fortuna di imbattermi in questa cultura, che è quella hip hop. Che cosa ha in comune la cultura hip hop afroamericana con all'epoca una ragazza di 20 anni di Genova, che è una città abbastanza provinciale? Questo senso di libertà. Ho capito, stando ad ascoltare quel tipo di musica, che la musica italiana era veramente molto lontana da quello che parlava a me. La musica italiana tradizionale, per quanto bel canto e tutto, ha effettivamente un altro tipo di messaggio, un altro tipo di sottobosco, un linguaggio molto più da sogno, molto più onirico, molto più l'amore, molto più tradizionale. Il rap scardina un po' questo tipo di linguaggio, utilizzandone uno che alle volte è anche un po' brutale, se vogliamo. Però parla ai ragazzi, parlava a me e continua a parlare ai ragazzi che adesso iniziano a provare anche in Italia a farlo, ed è arrivato al mainstream, effettivamente, dopo tanti anni di underground, facilitato chiaramente anche molto dai social network e da internet. Nell'intervista appunto che ho fatto con Isabella Fava di Donna Moderna, abbiamo focalizzato molto sul fatto che il rap crea un aggancio con i figli, con i nostri figli. Adesso anch'io sono mamma, mia figlia ascolta rap, ha 14 anni, e certi temi non entrerebbero in casa se non ci fosse effettivamente il rap, perché sono alle volte temi scomodi, perché sono alle volte temi difficili da affrontare, ma se si ascolta con le loro orecchie e si cerca di tenerlo nel contesto in cui nasce, può veramente creare un ottimo legame all'interno della famiglia. Temi che alle volte, un po' criticamente, in Italia vengono un po' accantonati, problemi legati alla vita quotidiana, di famiglie non unite, di droga, di comparazione fra i sessi, equilibrio fra uomini e donne, sono tutti temi ampiamente trattati all'interno del rap, e credo che questo abbia decretato il suo successo anche in Italia. È il momento di parlare anche di cose particolari e scomode con un linguaggio diretto nella musica, e questo i ragazzi lo stanno premiando, diciamo. Grazie. Grazie mille.